Allora, alla vigilia di una gara come il Tour de Jeanne, sicuramente quello che provo io è la paura, perché in una gara così lunga sono tanti gli inconvenienti che possono capitare, non solo da un male fisico, ma dalla meteo che può cambiare da un momento all'altro. L'idea di fare questo team tutto al femminile per il Tour de Jeanne è nata da Katia Figini. Ero subito felice perché, a parte l'idea di correre con lei e con Scilla, che sono ragazze che conosco già da anni, per me è un onore. E credo che la forza delle donne sia nelle gare di endurance si venga fuori molto di più rispetto magari a gare più veloci. Se un uomo tende magari a demoralizzarsi, a ritirarsi durante una gara lunga, vedo che le donne a un certo punto, dalla metà in poi, dicono: vabbè, ormai sono a metà, vado avanti. Cioè, io settimana scorsa ho fatto l'Ultra 3 del Monte Bianco come ultimo lungo e dava più fastidio alla fine quando sorpassavo gli uomini che le donne. Io, come dicono tutti i miei amici, sono una donna, sono un uomo nel corpo di una donna, quindi non trovo tanta differenza neanche nel fare la pipì, nel senso che io dietro un cespuglio non ho menate di questo genere. Ho dei bei ricordi del Tour dell'anno scorso, di ragazze con le quali abbiamo avuto modo di fare dei pezzi insieme, che alla fine, ovviamente vestite da corsa, non ti riconosci, però loro alla fine, io forse avevo i capelli viola, si sono ricordate di me, sono venute a stringermi la mano. Oh, amica del Tour, amica per sempre.